io cerco di essere breve, anche se gli argomenti sono abbastanza sul piatto, diciamo che le due direttive principali un po' che abbiamo affrontato, che abbiamo visto, sono da un lato la tematica della salute, della sicurezza sul lavoro, che è quella che riguarda le malattie professionali, e quella che riguarda poi anche gli infortuni, che purtroppo sono un'altra piaga che rispetto alle malattie professionali sono, diciamo, sul momento, e che riguarda un po' tutta la prevenzione e il sistema. C'è dall'altra parte il tema della precarietà, che, diciamo, oltre a rendere molto difficile, diciamo, la vita poi dei lavoratori, delle persone che vanno a lavorare, rende molto più difficile poi l'adempimento di tutti gli altri diritti che un lavoratore ha sul proprio luogo di lavoro. Diciamo, negli anni 70, anche se io non c'ero, però avendo studiato un po' diritto del lavoro, si diceva, chi studiava diritto del lavoro diceva che la stabilità del posto di lavoro era il cardine di tutti gli altri diritti, perché senza stabilità sul posto di lavoro tutti gli altri diritti sono carta straccia, perché nessuno ha la possibilità di poterli poi difendere e di poterli farli valere. Ed è esattamente quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, perché da un lato, diciamo, si è arrivata proprio con il Job Act alla manifestazione più palese dell'eliminazione della stabilità del posto di lavoro, con l'eliminazione dell'articolo 18, che per gli assunti dal 7 marzo 2015 ha tolto completamente la stabilità del posto di lavoro. Ma in realtà questa stabilità era stata eliminata già prima, con l'esplosione di tutte le diverse forme di lavoro precario possibili e immaginabili, con i contratti, appunto, di collaborazione, contratti a termine che magari sono subordinati o parasubordinati, ma anche con il lavoro che si chiama interposto, che è quello fatto dalle agenzie di somministrazione o addirittura dagli appalti. Non voglio allungarmi molto, ci ritornerò spero nel più breve tempo possibile, ma voglio un attimo partire, visto che era l'argomento, diciamo, principale di questa giornata, di questa discussione, dal sistema di tutela della sicurezza e della salute del lavoro, sempre avendo chiaro che purtroppo se i lavoratori non si organizzano è anche per come è il contesto lavorativo la difficoltà che è data dalla precarietà. Noi oggi abbiamo un sistema di tutela della sicurezza del lavoro che è stato più o meno risistematizzato nel 2008 con il testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro. Ci sono state un po' delle modifiche successive, però diciamo l'impianto è rimasto quello lì, diciamo, fatto prima nel 94 e poi nel 2008. Un sistema che di fatto prevedrebbe una tutela, diciamo, preventiva nelle intenzioni, poi ci arrivo molto nelle intenzioni, che è quella di valutazione dei rischi, nomina dei responsabili, nomina dei preposti, nomina di tutti coloro che hanno responsabilità e che rappresentano i lavoratori, appunto si parlava dell'RLS, della rappresentanza dei lavoratori sulla sicurezza, e che quindi dovrebbe limitare la tutela successiva, che è quella del risarcimento del danno. Lo diceva bene prima Michelino, mi pare, che dice i diritti, la salute non può essere monetizzata, non si può svendere, la salute deve avere una tutela preventiva. Però, diciamo, se questa tutela preventiva viene a mancare, non c'è, quindi c'è il danno dell'infortunio, della malattia professionale, in teoria si prevede un sistema per cui c'è l'INAIL, insomma, che dà un indennizzo, ma c'è il datore di lavoro che comunque è responsabile del, se ci dà prima, danno differenziale. Danno differenziale che significa proprio la differenza tra quello che viene risarcito dall'INAIL e il danno che rimane scoperto, che deve essere comunque risarcito dal datore di lavoro. Ora, diciamo, un sistema che sulla carta dovrebbe anche funzionare, perché si prevede che il datore di lavoro instauri, adotti la tecnologia più avanzata possibile in quel momento storico per andare esente da responsabilità sul luogo di lavoro, ma che nei fatti si traduce in enorme burocrazia, che serve nei fatti più che a tutelare il lavoratore da, appunto, avere infortuni o malattie, a liberare il datore di lavoro da eventuali responsabilità se succede qualcosa, perché di fatto questo è il sistema come si è tradotto oggi in Italia. Quindi noi abbiamo all'inizio miliardi di burocrazia, miliardi di tecnici, il documento di valutazione dei rischi che magari è lunghissimo, che poi di fatto serve solamente in un'eventuale causa in tribunale in cui verrà il datore di lavoro, se qualcuno si fa male, a dire: ah, ma io avevo previsto nel documento di valutazione dei rischi, quindi sono a posto, il mio dovere l'ho fatto, è colpa del lavoratore che non si è messo il dispositivo, di quell'altro che dell'imponderabile che succede. E questo è un problema, perché è un sistema che, diciamo, per come è stato propagandato e per come nei fatti doveva essere il sistema che
si basava sulla prevenzione piuttosto che sul risarcimento, in realtà di fatto è diventata una liberatoria, un liberi tutti, noi facciamo queste carte principali, sistemiamo un po' di cose e dopodiché arrivederci e grazie e siamo tutti a posto. E questo, diciamo, è un sistema abbastanza pericoloso. Prima, questa è una cosa che sinceramente a me è capitata in qualche causa e voglio sottolinearla, prima si diceva che il lavoratore può chiedere le schede tecniche, può chiedere il documento di valutazione dei rischi. Non è una cosa vera. L'unico che può chiedere il documento di valutazione dei rischi e può esaminarlo è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. E può esaminarlo, non può estrarne neanche copia da diffondere poi agli altri lavoratori, può solo vederlo e capire se insomma più o meno va bene. Sì, cioè diciamo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiederle. Però non puoi prenderne copia, dare ai lavoratori. Se io mi trovo, per esempio a me mi era capitata una causa, perché qua c'è anche questo, quindi una lavoratrice in una cucina, prima si parlava della ristorazione, che era scivolata, perché effettivamente nelle cucine, nei pubblici esercizi, quello è il meccanismo di infortunio più comune, che magari non sono infortuni gravi, però danno come conseguenza il fatto che se tu ti assenti per un certo periodo, mentre prima non era possibile, oggi lo è, anche l'assenza dovuta a infortunio può dare luogo al superamento del periodo di comporto, che vuol dire puoi essere licenziato se fai un tot di assenze dovute a quei giorni. Quindi tu ti ritrovi che ti infortuni sul lavoro, rimani assente dal lavoro a causa del tuo infortunio e del tuo periodo di guarigione, e nel frattempo il datore di lavoro dice vabbè, ormai sei infortunato, ti licenzia. Una roba aberrante, però succede così. In una causa di questo tipo, in cui noi sapevamo che il pavimento era un pavimento di questo tipo, che in una cucina non è, diciamo, il migliore possibile, perché tu dovresti avere determinati pavimenti con un grado di scivolosità, diciamo, diverso, non abbiamo potuto avere accesso in alcun modo al documento di valutazione dei rischi per vedere se insomma questo rischio era previsto, e anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in quel luogo assolutamente non ci ha voluto dire niente, più spaventato di noi che stiamo facendo la causa. E quindi un sistema che, diciamo, non prevede la partecipazione dei lavoratori, non prevede la possibilità di difendersi qualora dovesse succedere qualcosa, e serve solamente a liberare, diciamo, le imprese da responsabilità. Se ci si mette poi che anche le sanzioni che sono fatte, amministrative e a volte anche penali, dipende dalla gravità, diciamo, della situazione, possono essere sanate dal datore di lavoro con il pagamento di una somma, di fatto praticamente il sistema che descrivavamo prima, che deve essere quello di non monetizzare ma di prevenire per evitare danni, si è andato in batta, diciamo, cioè è andato proprio da tutt'altro lato. Quindi probabilmente una delle questioni sulla salute e sulla sicurezza del lavoro che si dovrebbe affrontare, che non è sicuramente all'ordine del giorno in questo periodo, ma che forse dovrebbe iniziare a essere una riforma totale. Si parlava dell'INAIL e sono perfettamente d'accordo, non mi dilungo su cose che insomma sono già state dette, ma è anche proprio sulla possibilità, sull'intero impianto che viene previsto attualmente. Un impianto che deve essere diverso sia per quanto appunto riguarda la prevenzione, quindi degli obblighi che sono messi in carico al datore di lavoro, che devono essere effettivi e non di cose scritte sulla carta, di responsabilità che devono essere effettive, che non possono essere delegate al preposto, al dirigente, a quella o quell'altro che alla fine si ritrova col cerino in mano e chi ha i veri soldi poi scappa. È un sistema che permette poi, se dovessero succedere degli infortuni o delle malattie, anche al lavoratore di potersi difendere, perché se il lavoratore non ha accesso a quelle stesse carte e a quegli stessi documenti cui ha accesso l'impresa, naturalmente non avrà mai la possibilità di dimostrare il nesso causale. E naturalmente, perché si perdono le cause, per esempio sulle questioni dell'amianto? Li perdono perché sulla questione del nesso causale dice: tu non mi hai dimostrato il fatto che la tua malattia è derivata dal tuo lavoro. Ma se io non ho accesso ai tuoi processi produttivi, che sono fatte oggi, i lavoratori non ne hanno accesso, non potrò mai dimostrartelo che le due cose siano collegate. E questo, diciamo, è uno dei problemi che quando si affronta questo tema, dal punto di vista perlomeno legislativo, andrebbe un attimo ripreso, andrebbe un attimo rielaborato, andrebbe un attimo proposto. Arrivo, perché poi mi era stato chiesto anche di parlare almeno velocemente della questione precarietà, Job Act, eccetera, arrivo al secondo punto che anticipavo all'inizio, che è quello che questi tipi di proposti, questi tipi di partecipazione anche sullo studio del ciclo produttivo, eccetera, sono molto difficili in un mondo del lavoro che è completamente spezzettato.
mi capitava di parlare con qualcuno proprio qualche giorno fa, sempre nelle macchie professionali, degli appalti, che mi diceva effettivamente in un lavoro dove ci sono i cambi di appalti uno dopo l'altro, si parlava dell'edilizia dove il fenomeno è diffusissimo, ma della logistica in tutti questi settori, tu, lavoratore che magari subisce una malattia professionale che ti si manifesta tra 10 anni, è un tema che ancora non è attuale, come fai a dimostrare quale reale datore di lavoro, il committente, la prima cooperativa, la seconda cooperativa, l'agenzia di somministrazione è stato il responsabile? Diventa una prova impossibile, nessuno ti risarcirà mai in questo sistema di lavoro, magari adesso si vede ancora di meno perché il momento in cui si iniziano a manifestare le malattie professionali sono di lavoratori che avevano dei contratti normali, tra virgolette, ma tra 10-20 anni questo sarà il problema reale che affronteranno coloro che gli si a cui si manifesteranno malattie e stanno lavorando in questo momento qua. Ed è questo un attimo anche il tema da affrontare, come dicevo prima, quello della stabilità anche del lavoro, per poter rivendicare i diritti, diciamo, negli altri campi. Noi oggi ci troviamo con, ed è purtroppo una responsabilità che parte da lontano, parte dagli anni 90, dai vari governi che si sono succeduti dagli anni 90, fino a, naturalmente, diciamo, avere il suo apice con il Job Act del governo Renzi, quello di aver completamente spezzettato e diciamo, precarizzato il mondo del lavoro. Noi molte volte col Job Act, e questo volevo affrontare un attimo due parole sul tema, mi perdonerete, si parla molto spesso dell'eliminazione dell'articolo 18, eliminazione che naturalmente anche dal punto di vista simbolico, forse anche più dal punto di vista simbolico che pratico, è stata gravissima, che è stata in qualche modo tamponata, anche se non del tutto, dalla Corte Costituzionale, e poi ci arriverò. Però il Job Act, più dell'articolo 18, una parte del Job Act ha riguardato i contratti precari. E se mentre prima, diciamo, facevano schifo naturalmente i contratti precari con la legge Biagi eccetera, avevano dei limiti. Dopo il Job Act i contratti di tipo precari non hanno più nessun limite. Qualcosa è stato reintrodotto dal decreto dignità sul termine e sul somministrazione, ma di fatto la vera gravità, cioè il vero affronto che ha avuto il Job Act è stato quello di liberalizzare completamente, proprio completamente, senza alcun limite, la possibilità per le imprese di fare contratti a termine, contratti in somministrazione, appalti, questo in realtà anche prima dal Job Act, e lavoro intermittente, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto ponendo tutti i lavoratori in una condizione di ricattabilità praticamente totale. Mi capitano persone che lavorano magari per 20 anni, cioè stanno andando a 15 anni nello stesso posto facendo le stesse mansioni, hanno avuto 10 datori di lavoro diversi. E in questo modo, appunto, tu non riesci più a rivendicare niente contro nessuno, perché ognuno si copre con la diversità, che poi non è reale, del soggetto precedente o del soggetto committente, appaltante, appaltatore, eccetera. E tu, lavoratore, sei da solo, sei ricattabile, puoi essere mandato a casa da un momento all'altro, non solo perché non c'è il lavoro sul mercato del lavoro, ma proprio perché le leggi ti permettono di essere mandato a casa senza alcuna motivazione. E quindi di fatto ti trovi che anche gli altri temi sono fondamentali, come quello della salute, non vengono mai affrontati. Poi volevo risponderti sulla questione della Costituzione. La Costituzione italiana in realtà ha tutti gli anticorpi, diciamo, per resistere a un attacco al lavoro. La Costituzione italiana è costruita in modo per cui il lavoro è, diciamo, il tema principale, diciamo, sulla scala delle priorità, la tutela del lavoro, diciamo, la stella polare, chiamiamola così, su cui tutti gli altri diritti dovrebbero in teoria, diciamo, girare attorno, non c'è questione. Il problema poi però, questi anticorpi da chi, da come, da cosa vengono attivati, questo poi è il problema fondamentale. Si è parlato molto, in realtà si è parlato poco, però abbiamo un po' citato il fatto che la Corte Costituzionale 2-3 mesi fa, mi pare, ottobre del 2018, ha dichiarato incostituzionale il Job Act nella parte in cui non riconosce la stabilità, cioè mi spiego meglio, scusate, perché è un po' tecnico l'argomento. Il Job Act, in caso di licenziamento illegittimo, che un giudice dichiarava illegittimo, nella maggior parte dei casi prevedeva come risarcimento 2 mensilità per ogni anno di lavoro. Quindi praticamente tu lavoravi 4 anni, venivi licenziato illegittimamente, un giudice ti diceva è illegittimo il licenziamento,
e ti davano due mensilità, fino a un massimo di 24 mensilità. Poi è intervenuto il decreto di dignità, le ha un po' alzate, le aveva alzate da 6 a 36, ma non modificando il meccanismo, quindi sono sempre due mensilità per anno di lavoro. Quindi, diciamo, senza Corte Costituzionale gli effetti del decreto di dignità si sarebbero visti solamente tra 15 anni, 16 anni. La Corte Costituzionale è intervenuta, non eliminando il Job Act, non dicendo che, diciamo, reinventando la stabilità reale, ma eliminando solo questo meccanismo automatico. L'ha fatto in realtà con una motivazione che non ha avuto molto riguardo alla tutela del lavoro, come secondo me avrebbe dovuto fare, cioè dire no, è illegittima questa norma perché, diciamo, il lavoro che dovrebbe essere più tutelato rispetto ad altri diritti all'interno della Costituzione in questo modo è completamente ricattabile, lo fa ancorandolo, diciamo, al diritto di difesa, cioè il fatto che se in giudizio dimostro che il tuo comportamento è illegittimo mi ha danneggiato di più di due mensilità ogni anno, ho diritto a un risarcimento maggiore. Quindi, diciamo, una motivazione che ha voluto un po' salvare capre e cavoli, cioè nel senso non ha fatto una motivazione buona, però comunque ha dichiarato l'incostituzionalità di questo meccanismo, che perlomeno, diciamo, rimette in gioco il fatto che i lavoratori possano far causa al datore di lavoro. Perché con il meccanismo del Job Act precedente, chiunque veniva licenziato non faceva causa per avere quattro mensilità, perché tra avvocato, contributi, rischi di spese legali, per quattro mensilità conveniva, diciamo, stare a casa. Almeno in questo modo, essendo arrivato che uno può vincere fino a 36 mensilità, l'unica cosa che ha permesso questa sentenza della Corte Costituzionale è di fare in modo che i lavoratori possano far causa al datore di lavoro. Una monetizzazione. Però appunto il problema è che è sempre una monetizzazione. Hai voglia. Quello che dicevo prima, diciamo, è che purtroppo la Corte Costituzionale, invece di riconoscere un valore al lavoro in sé, quindi appunto anche oltre la monetizzazione, anche la possibilità di un giudice di dire posso darti la reintegra se ti dimostro l'illegittimità, ha avuto una posizione un pochino, diciamo, pilatesca, come che si può dire, quindi dice ti dichiaro l'incostituzionalità perché effettivamente quel meccanismo non stava in piedi, ma te lo faccio con una motivazione molto blanda, insomma, che infatti poteva riguardare qualsiasi argomento. La zecca Garbugli. Esatto, non quindi per carità, prendiamo quello che di buono viene, visto che negli ultimi 20 anni è andato solo a diminuire, cioè nel senso, quindi ben venga la Corte Costituzionale. E diciamo, meno male che c'è stata, perché diciamo, se no stavamo in una situazione veramente disastrosa senza questa sentenza. Qualsiasi licenziamento non avrebbe avuto più nessun tipo di tutela senza questa sentenza. Ci accontentiamo per ora di una tutela di tipo monetario, però naturalmente anche qui la questione deve essere di reintrodurre la reintegra, e la reintegra non solo nel contratto a tempo indeterminato, subordinato, ma la reintegra nel rapporto di lavoro. Perché il concetto che deve passare, ed è forse questa la cosa veramente innovativa rispetto magari a 30-40 anni fa, è che non è solamente il contratto che regola, diciamo, il rapporto di lavoro, ma che deve essere il rapporto tutelato. Quindi se io da 10 anni faccio le stesse mansioni e con lo stesso datore di lavoro, io sono lo stesso lavoratore, non posso passare da 10 datori di lavoro, dall'agenzia, dall'impresa, dall'appaltatore, ma sono sempre io dipendente, e quindi con tutte le tutele del dipendente, di quello che sfrutta la mia opera e si pregia, nel senso si arricchisce con la mia prestazione di lavoro. Questo deve essere il punto che nei prossimi anni secondo me deve essere centrale nelle rivendicazioni che riguardano il lavoro. Non è facile, perché siamo un po' in un cul-de-sac, come si può dire, perché i lavoratori sono più deboli perché ricattati e saranno sempre più deboli finché sono ricattati, quindi diciamo un po' un circolo vizioso. Ma se non guardiamo questo... Però purtroppo questa è la questione da cui un po' si deve ripartire. Non voglio farla troppo lunga perché siamo arrivati alle 2:30, quindi interrompo.